Saranno 23 le motovedette delle forze dell'ordine che batteranno le coste napoletane dal 29 giugno al 9 settembre per garantire un'estate sicura a campani e turisti. A queste si aggiungono gli elicotteri dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e della Polizia Provinciale di Napoli. Lo schieramento di forze è stato approntato oggi nella sede della Prefettura di Napoli nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Andrea Di Martino, per pianificare gli interventi in mare sulle strade in vista della stagione estiva. Napoli è da tempo che si sta adoperando per presentarsi ai turisti nel modo migliore possibile. Allora anche sul fronte della sicurezza cresce l'impegno, sia sul fronte della sicurezza mare, mi riferisco alla sicurezza della navigazione, della balneazione, sia su quella in strada. Su mare più di 24 motovedette impegnate. Nei fine settimana, dall'ultimo di questo mese ai primi di settembre, per assicurare il rispetto delle norme della navigazione, sanzionare chi organizza ormeggi abusivi e quindi tutta una serie di altre attività che rappresentano anche proventi per la criminalità organizzata. Oltre alla lotta agli ormeggi abusivi, alta attenzione su coloro che si improvvisano traghettatori, portando i turisti, in particolare sulle isole di Ischia, Capri e Procida, senza avere le autorizzazioni.